Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88 e questa non è propriamente una puntata del mio movie blog, è piuttosto una chiacchierata che vorrei fare per ricordare insieme a tutti quanti voi un grande attore scomparso di recente. Sto parlando di Christopher Lee. Quando ho preso la notizia, poco più di una settimana fa, sono rimasto allibito, è stato un duro colpo per la cinematografia mondiale. Stiamo parlando di un gigante del mondo del cinema. E siamo rimasti tutti stupiti e addolorati, nonostante avesse già 93 anni, quindi fosse un'età molto avanzata, ma aveva una tale energia, una tale vitalità, ha lavorato talmente fino all'ultimo, in grande forma peraltro, che quasi ci si dimenticava che stesse andando verso i 100 anni di età, e quindi vorrei ricordarlo ripercorrendo un po' anche la sua carriera. Non vuole essere questo video una sorta di documentario, parlerò un po' delle emozioni che ha regalato a me Christopher Lee, e che ha avuto una vita molto affascinante. Lui comunque è stato anche una spia durante la Seconda Guerra Mondiale, arrivando a conoscere altri personaggi del mondo del cinema e della letteratura che erano come lui spie in quel periodo, tra cui John Pertwee, che era il terzo dottore nella serie Doctor Who, e poi anche Ian Fleming, creatore dei romanzi di James Bond, a cui poi naturalmente sono stati tratti i film immortali dedicati al personaggio. Tra le altre cose, se non erro, Christopher Lee era anche parente con Ian Fleming, perché il secondo marito della madre, che era Estelle Carandini, italiana, quindi lì tra le altre cose parlava anche non so quante lingue, tra cui l'italiano. Ecco, la madre aveva sposato in seconde nozze lo zio di Ian Fleming, e lo stesso Fleming ha dichiarato che per la figura di James Bond si era ispirato a Christopher Lee, e per tutti questi motivi poi lui andò ad interpretare lo stesso Francisco Scaramanga, ovvero l'uomo della pistola d'oro, nell'omonimo film di 007, in cui era appunto il villain di turno, uno dei più belli e interpretati con una grande classe tra tutti i villain di James Bond. E ha avuto un merito incredibile Christopher Lee, ovvero quello di riuscire a rappresentare ben più di una sola generazione, perché ci sono magari persone anche avanti con l'età che lo ricordano per la sua interpretazione a più riprese del Conte Dracula nei film dell'Hammer, che ha appunto interpretato tra la fine degli anni 50 e buona parte degli anni 70, tra altre cose un ruolo con cui pare avesse diversi problemi, dal momento che non ne parlava mai. C'è anche quell'aneddoto secondo cui a una conferenza di qualche anno fa un fan avesse portato diverse foto che ritraevano lì nei suoi vari personaggi più celebri, tra cui il Dracula dei film dell'Hammer, voleva fargliele firmare. Lui firmò tutte le foto che il tizio gli diede, a parte quella che lo ritraeva nei panni di Dracula. Non si è mai capito bene il perché. E poi molti lo ricordano per appunto il ruolo di Francisco Scaramanga. Poi però ci sono anche quelli della nostra generazione, ragazzi più giovani, che lo ricordano per altri ruoli altrettanto celebri, e questo è appunto lui. Anche nella vecchiaia ha interpretato ruoli che lo hanno reso forse ancora più immortale rispetto a quelli precedenti. È riuscito a coprire più epoche, è diventato iconico attraverso gli anni, capito? Cioè negli anni 60-70 era iconico per aver interpretato Dracula, peraltro in quei film Van Helsing era interpretato dal suo grande amico Peter Cushing, mentre invece a partire dalla fine degli anni 90 è stato il Conte Dooku, il Conte Dooku forse era già dopo il 2000, perché mi sembra che è comparso dopo, quindi è stato il Conte Dooku, poi è stato Saruman. Io me lo ricordo anche per molti film diretti a Tim Burton, soprattutto negli ultimi anni lo aveva inserito spesso. Io me lo ricordo per il Mister Sleepy Hollow, ma anche solo per La fabbrica di cioccolato, in cui interpretava il padre di Willy Wonka, che non era presente come figura nei libri, era stata creata ex novo per il film, e secondo me funzionava tantissimo. Diciamo che lì è ricordato soprattutto per i ruoli da villain, da cattivo, perché aveva questa presenza incredibile, alto,
azzimato, con questo sguardo penetrante che sembrava leggerti dentro, nei panni del villain era fantastico. Ed erano tutti villain ben caratterizzati, dal subdolo Conte Dooku al folle ma lucido nella sua follia Saruman. Il ruolo di Saruman credo che ce lo ricordiamo tutti, la sua battaglia con il Gandalf interpretato da Ian McKellen è naturalmente diventata storia. E poi gli avevano proposto anche altri ruoli che purtroppo non accettò. Ad esempio, lui sarebbe dovuto essere il Dottor Loomis, ruolo che poi andò a Donald Pleasence nel primo Halloween, diretto da John Carpenter. Lui stesso si è spesso detto abbastanza pentito di non aver accettato quel ruolo. Mi pare che fosse un qualcosa legato al compenso che non era abbastanza alto, siccome Halloween comunque è stato girato, se non erro, con 200-300 mila dollari, comunque una cifra, forse anche meno, una cifra risibile per l'epoca. È stato per anni uno dei film indipendenti girato con un budget che ha incassato di più nella storia del cinema, insieme a pochi altri, come ad esempio The Blair Witch Project, il primo Mad Max diretto da George Miller, ad esempio. E poi però lì non fu proprio preso lui per il ruolo, ma era in lizza per interpretare Magneto nei film degli X-Men, ruolo che poi sarebbe andato proprio a Ian McKellen. Oddio, non so se l'avrei visto bene come Magneto, sinceramente, però sarebbe stato un ruolo che effettivamente sarei stato curioso di vedere interpretato da lui, proprio perché è un cattivo di quelli borderline. Magneto è uno di quelli che sì, sono cattivi, ma non sono i cattivi puri, perché in fondo capisci le sue obiezioni, è solo un po' troppo estremista nelle sue azioni, però comunque il senso della sua crociata lo si può anche comprendere, no? In un certo senso personaggio profondissimo. E quindi Christopher Lee ha avuto proprio questo merito gigantesco di essere riuscito a innanzitutto non tramontare mai, ma poi di diventare iconico nelle varie epoche. Non è una cosa che si può dire di qualunque attore. Al momento non mi viene neanche in mente una persona che sia... Beh sì, forse lo stesso McKellen, ma ha ricoperto ruoli di grandissimo rilievo che ci si ricorda tutti, soprattutto adesso. Poi lui è un attore soprattutto teatrale, McKellen è un attore shakespeariano della Madonna, però cinematograficamente anche lui si difende bene. Però Christopher Lee, capito, è stato iconico negli anni 60, lo è stato poi successivamente, lo è stato anche proprio negli ultimi anni, è stato inserito in produzioni che sono amate soprattutto da un pubblico giovane nerd, diciamo, quindi ha anche avuto questa, tra virgolette, fortuna nel fatto che è diventato, diciamo che il pubblico, adesso sto generalizzando, però il pubblico un po' più nerd tende a mitizzare molto certe figure, soprattutto a livello cinematografico, e Christopher Lee era una di queste. E dicevo, la sua vita è stata molto affascinante. Lui non è stato solo attore, è stato anche attore di teatro, non solo di cinema, è stato anche cantante, ha questa voce bella, profonda, bassa, adesso io non mi intendo molto di dire, però questa voce tenorile, non so, aveva questa voce fantastica. Forse la mia ragazza in bacchetterebbe mi correggerebbe, mi direbbe il ruolo canoro che ha, perché non so se è tenorile o basso, non che mi me ne intenda. Comunque questa voce fantastica, avevo visto dei pezzi di un concerto, se non mi ricordo se erano forse gli Apocalyptica, quello ha partecipato. E cazzo, questa voce potentissima, dici, mio Dio, cioè è proprio, ti viene da dire, era un uomo straordinario, davvero. È stata una perdita veramente gigantesca. Quando è scomparso Robbie Williams, avevo fatto la recensione di Mrs. Doubtfire. Qui non ho voluto invece recensire un film in particolare, perché volevo proprio parlare di lui come uomo. E ero meno legato a questo attore rispetto a Robin Williams, perché ha rappresentato qualcosa di diverso. Christopher Lee ha rappresentato di più la mia adolescenza, perché comunque tra Star Wars, Signore degli Anelli, eccetera, è stata più la mia adolescenza che l'infanzia, mentre invece Robin Williams l'ho conosciuto proprio quando ero, cioè come attore, quando ero proprio bambino, avevo 3 anni, ho visto per la prima volta. Lui aveva, sapete,
sua carriera ha preso il là, soprattutto negli anni 90, e io mi sono beccato tutti i suoi film a ripetizione, uscivano anche due all'anno, e quindi mi ha cresciuto cinematograficamente come attore. Invece lì l'ho conosciuto dopo, naturalmente poi mi sono recuperato i film della Hammer, se non sbaglio era stato anche Sherlock Holmes per Hammer, però magari sto dicendo una cazzata. Sta di fatto che stiamo parlando di una figura fondamentale per il mondo del cinema, che ha fatto cinema da praticamente giovanissimo fino alla morte, perché comunque l'ultimo film in cui è comparso era L'Hobbit, la battaglia delle cinque armate, come faceva la compagna cameo proprio di Saruman. Ha chiuso la sua carriera con uno dei ruoli degli ultimi anni per cui era stato ricordato maggiormente, e adesso non ricordo, mi aveva raccontato questo aneddoto Dave Plisken, non mi ricordo per quale film, il regista gli disse: tu immaginati di ricevere una coltellata alla schiena per simulare questo dolore. Lui guardò il regista e disse: non c'è bisogno che io lo immagini, è successo veramente, perché naturalmente essendo stato comunque spia eccetera, diciamo che sicuramente sono capitate situazioni di quel tipo. Poi lui era stato nella RAF, se non sbaglio, insomma ha senza ombra di dubbio ha avuto degli aneddoti, delle storie molto interessanti da raccontare. Peraltro poi lui raccontava spesso questo aneddoto secondo cui avrebbe conosciuto Tolkien. In realtà uno si immagina che lui lo conoscesse, in realtà era in un pub una sera, lui studiava nella stessa università dove insegnava Tolkien, che era professore all'epoca. Tolkien era già il Tolkien leggendario, scrittore del Signore degli Anelli, dell'Hobbit eccetera, e lo vide, era con amici, lo vide e rimase lì, no? Allora uno di loro, che era allievo di Tolkien, lo avvicinò e disse: professore, vengo a fare un saluto. E costui, Tolkien, porse la mano ai vari ragazzi, tra cui Christopher Lee, che non riuscì a proferire verbo, narra la leggenda, perché era talmente ammaliato, talmente era emozionato di avere davanti un personaggio talmente leggendario già all'epoca, che non riuscì a proferire parola. E quindi immaginiamo la soddisfazione che deve aver avuto nel vedersi assegnare il ruolo di Saruman, peraltro un ruolo che lui ha interpretato in maniera strepitosa. Mi spiace solo che per quel film non abbiano reso giustizia quella che è la morte di Saruman. Sì, la mostrano nei contenuti speciali, nell'extended version, però non è che sia proprio granché. Francamente la versione del libro in cui Grima impazzito gli taglia la gola è senza ombra di dubbio più suggestiva, però non importa. Sta di fatto che io quando vidi per la prima volta lì sullo schermo nei panni di Saruman rimasi folgorato, perché poi a fianco a lui c'era un interprete come Ian McKellen. Vederli insieme combattere, darsi sferzata anche nei dialoghi, è stato qualcosa di fantastico. Io sono troppo contento di aver potuto assistere nelle proiezioni in sala dell'epoca, no? Perché comunque magari ci sono ragazzi che all'epoca erano troppo giovani e che lo vedono adesso in DVD, però non è la stessa cosa. Cioè sono quei film che vederli al cinema ha tutto un altro sapore. Anche nei panni del Conte Dooku devo dire che ha dato il suo. Molti dicevano: vabbè, però alla fine il Conte Dooku è un Saruman con la spada laser. Beh no, dai, il Conte Dooku ha altre sfaccettature. Io mi ricordo nella Vendetta dei Sith quando Palpatine dice a Anakin di ucciderlo, la faccia che fa lui come dire: ma che cazzo stai facendo? Perché era allievo di Palpatine, ci è rimasto malissimo. Mi ricordo, cioè proprio ho in mente l'espressione di lì che da sicura diventa all'improvviso terrorizzata e indignata. Lui solo con un cambio, con l'alzata alla passata di un sopracciglio, cioè ti andava proprio ti apriva un mondo di espressioni facciali. Erano veramente, cioè, era uno di quegli attori proprio di altri tempi. E però anche relativamente ai Dracula della Hammer era molto istrionico. Adesso io non so bene poi quale tipo di problema lui abbia avuto con quel ruolo. Poi erano anche finché lasciava il tempo che trovavano, erano anche dei B-movie a un certo punto, però ragazzi, ad avercene di B-movie così, interpreti d'eccezione, perché comunque erano Christopher il Dracula e Peter Cushing Van Helsing, quindi non è che stiamo parlando di filmacci, no, stiamo parlando di film comunque
di un certo livello, anche se non erano forse i più grandi blockbuster del mondo, ma hanno salvato l'Hammer e anzi hanno anche reso Florida un genere, quindi erano film che sicuramente hanno un ruolo importante nella storia del cinema, per quanto possano essere film di largo consumo e commerciali. E poi il ruolo di Francisco Scaramanga, che ve lo dico a fa', è già proprio l'idea di questo killer che se la prende con Bond. E che ha la caratteristica di utilizzare una pistola d'oro per ammazzare le vittime, che usa proiettili anch'essi dorati. Questa cosa è fantastica, più che dorati è proprio d'oro massiccio, cioè è fantastico. Già questo, e poi c'è la classe, lì aveva la classe proprio nell'interpretare questo villain che era diverso da un Blofeld molto sopra le righe, con la benda sull'occhio che sghignazzava accarezzando il gatto bianco, capito? Era tutta un'altra cosa e. Diciamo che quel film poi comunque si confrontava con un interprete come Roger Moore, peraltro qua potremmo aprire il dibattitone su che tipo di James Bond fosse Roger Moore, di ah, sacrilegio, facciamo cagare meglio Sean Connery. Lì poi sono gusti, anche io preferisco Sean Connery, sinceramente, però comunque i gusti sono gusti, non sono di quelli che flagellerebbero sui denti Roger Moore, assolutamente, sinceramente. Cioè, voglio dire, io non sono neanche tra quelli che flagellano Timothy Dalton, per cui. Anche se penso che uno dei James Bond, forse il James Bond migliore della contemporaneità, rimane Daniel Craig, per quanto fosse completamente diverso fisionomicamente parlando rispetto a tutti gli altri interpreti del personaggio. Ma non voglio aprire una digressione troppo ampia su James Bond, altrimenti veramente non la finiamo più. No, poi parlando invece di ruoli più recenti, magari meno iconici, ma che a me sono piaciuti. Me lo ricordo, guarda, mi ricordo anche quel suo ruolo particolarissimo che era un po' diverso dal solito, che lo vedeva un pochino più spaurito, che era quello in Dark Shadows. Dark Shadows di Tim Burton, film che a me ammetto che non è mai piaciuto, ho trovato troppe forzature, si vedeva lontano un miglio che non lo voleva fare così. Tim Burton in alcuni momenti sembrava ci si allontanasse dalla sua estetica, ma soprattutto mi ero un po' rotto i coglioni di vedere sempre Johnny Depp a fare quello strano, infatti. Nei piani di Tim Burton non c'era di mettere Johnny Depp a interpretare Barnabas, ma la produzione disse: sta zitto, mettici Johnny Depp, e lui dovette dire: va bene, ok. Però quel ruolo che era poco più di un cameo di Christopher Lee, non so perché, mi è rimasto impresso perché era un Christopher Lee un po' diverso dal solito, ma anche nella fabbrica di cioccolato il suo ruolo alla fine non era male, voglio dire, era sempre un ruolo spigoloso, no? Il ruolo del cattivo, tra virgolette, che poi non è vero cattivo, era semplicemente il padre burbero e severo di Willy Wonka, dentista, quindi non tollerava che il figlio fantasticasse di diventare un pasticcere, fabbricante di dolci, eccetera. E quindi c'era quella scena surreale ma molto bella di lui che disse: se tu varcherai quella soglia, non ti aspettare di ritrovarmi quando arriverai a casa. E quando Willy Wonka va a casa, il piccolo Wonka torna a casa, trova tutti i palazzi in ordine, manca la parte, cioè proprio manca la parte di edificio dove c'era l'interno dove abitava con il padre, che poi ritroviamo in questo posto sperduto, ma uguale come era prima. Cioè, è fantastico. C'è questa scena del ritrovamento del figlio perduto con lui che non è invecchiato ad un giorno, cioè era sempre vecchio come quando quando il piccolo Wonka aveva abbandonato la casa, che aveva ritenuto tutti i ritagli, tutti dei successi del figlio nello studio. Poi lì aveva dichiarato più volte che in realtà il ruolo che lui aveva considerato il più importante della sua carriera era quello nel film Jinna. Adesso non so come si pronuncia Jinna o Jinna, non mi ricordo. In cui interpretava proprio Muhammad Ali Jinnah, che è considerato il padre fondatore del Pakistan, e quel ruolo lo aveva, diciamo che era quello che lui aveva sentito più suo, da quello che diceva, fin del 98 peraltro, quindi era già in fase, diciamo, era 20, sì, sono quasi 20 anni fa, però comunque era già avanti con gli anni all'epoca. E devo dire anche che se non erro lui non ha mai ricevuto un Oscar, ma neanche una nomination all'Oscar, se non erro. Quindi è abbastanza vergognoso che non sia mai stato dato un Oscar a un attore come Christopher Lee, che porca puttana se l'è meritato a più riprese, anche nel film che ho citato, Gina, è stato veramente bravo. Quindi voglio dire, non stiamo parlando di un attore che era famoso, aveva interpretato ruoli interessanti, ma non aveva mai meritato l'Oscar. Lo avrebbe meritato,
E come? È un peccato che non gli sia mai stato dato. Poi, tra altre cose, è incredibile come lui si sia sempre trovato a suo agio con il ruolo del villain, ma che poi, da anche quello che raccontavano le persone a lui vicino, fosse una persona straordinaria, una persona molto buona, è solo che aveva questo aspetto che lo rendeva perfetto per il ruolo del villain. Quindi questo era un po' il mio modo di omaggiare Christopher Lee, attore che io, inutile dire, che apprezzi, quindi spero veramente che possa rimanere nei cuori di tutti noi ancora a lungo. Io spero per sempre che certi ruoli non li dimenticherò mai, quindi niente, volevo semplicemente ricordarlo un po' a modo mio, parlando un po' di alcuni suoi ruoli, parlando del ruolo che ha avuto nella storia del cinema. Ce ne sarebbe da dire ancora tantissimo, non volevo fare un video di 100 anni, mi bastava semplicemente dire la mia, omaggiarlo, perché mi sembra giusto. Quindi ciao Christopher, e noi ci vediamo al prossimo mullo. Ciao a tutti. Might I say that I'm old fashioned, tre fan ordinaire, that I want a fresh Manhattan with white Anglo-Saxons everywhere, a black Russians, no pink lady, give her the Singapore sling.